Un caloroso saluto da parte di Raffaele Lelli, a.k.a. Hiroshi, insieme a me, in cabina di commento e dalla regia, Luca Flaminio. Buonasera a tutti, benvenuti. Un saluto anche al collegamento con la stanza dei bottoni della direzione di gara, per la quale, dalla quale c'è proprio in collegamento per noi Andrea Badolato. Ciao ragazzi, buonasera. Molto bene la Prime League, quindi scende subito in pista sul circuito del Montmeló, una Prime che resta, così come gli altri campionati che abbiamo visto in settimana in Europa, dopo l'esordio del vecchio continente avvenuto per la prima volta nella storia di Formula 3 Team la scorsa settimana a Zandvoort, tracciato dove ha messo la firma Stefano Canino, una gara rocambolesca, tre safety car, pioggia a metà gara, con quindi l'obbligo per i piloti di montare le gomme intermedie, tanti candidati alla vittoria per anche allungare quel fantomatico record di vincitori differenti. Non è arrivato il quinto, ci siamo fermati a quattro vincitori differenti, quindi nelle prime quattro gare, tra l'altro che erano tutti alla loro prima vittoria su Formula Italian Team. Ha spezzato quindi questo record, come detto, Stefano Canino, che ci si è visto inseguito, guardavo negli specchietti Zampi e Dierlong a completare il podio, poi Lopeschi e Pozzuca a chiudere la top 5, ringraziando anche di un clamoroso errore di F, che all'ultimo giro è stato coinvolto in un incidente con Fabio Ferracini. Buona la prestazione da segnalare anche per Daniele Play, chi come Dio si sono ritrovati, hanno preso un po' di punti, ancora da rimandare Emis out, ritirato con anche un drive through davvero sfortunoso, quindi ha sempre fatto tanto bene in qualifica, poi in gara non è riuscito a raccogliere nulla di positivo, tant'è che anche in classifica è relegato intorno alla decima posizione, classifica piloti, che però vede Canino allungare a più 22 su Pozzuca, che guida un gruppetto abbastanza compatto in circa 20 punti. Troviamo Lopeschi, F, Zampi, Ferra e Dierlong, ancora 0 punti invece Krikkonen, Robby e Naspers. Speriamo che anche per loro possano arrivare i primi punti in questa stagione. A proposito di classifica, vediamo anche quella costruttori, che racchiude invece 6 team in 30 punti, con l'Haas però a fare la voce grossa, più 25 sulla prima delle inseguitrici, ovvero l'Alfa. A chiudere la fila troviamo Racing Point e McLaren con entrambe 16 punti. Veniamo quindi alla serata che ci aspetta qui sul circuito della Catalogna, un circuito che lascio introdurre a Luca nelle sue 16 curve, 4.655 metri. Sì, un circuito particolarmente tecnico, ormai lo conosciamo per essere la sede abituale dei test invernali, un circuito tecnico completo che riesce davvero a mettere a nudo le caratteristiche dei piloti e soprattutto delle vetture. Ovviamente questo non è uno dei casi in cui dobbiamo andare a snocciolare le potenzialità delle vetture, che ormai conosciamo essere paritarie l'una con l'altra. Certo, quindi è un tracciato che mette a nudo le abilità dei piloti, un tracciato che ormai abbiamo imparato a conoscere in questa settimana e negli ultimi anni, dove nonostante un lungo rettilineo le probabilità e le possibilità di sorpasso non sono comunque così scontate. Bisogna avere davvero un bello slancio per arrivare in fondo all'oltre un chilometro di rettifilo e arrivare alla staccata di curva 1 nella condizione di poter attaccare in sicurezza, ovviamente, un pilota con la quale si sta lottando. Parlavo in precedenza invece di Emis, spesso in qualifica particolarmente efficace, si dimostra ancora così questa sera perché in 1.15.2 è virtualmente in pole position davanti a Pozzuca, e vedremo se questa può essere una gara di svolta per lui, spesso competitivo, spesso sfortunato, spesso anche un po' pasticcione. Come di consueto ci giunge anche il foglio, un recap dalla direzione di gara, non segnala nessuna assenza, quindi tutti e 18 presenti i piloti che partecipano a questa stagione con la Premier League. Obbligo da parte della direzione di gara, che obbliga i piloti a stare con almeno due ruote in pista all'interno di curva 15, e c'è un segno rosso purtroppo sul nome di F22, che per quel contatto prima citato dovrà partire dal fondo, quindi essenzialmente potrà partecipare a questa sessione di qualificazione, ma non potrà far registrare un tempo registrato valido. Chiudiamo al solito con le statistiche, che abbiamo detto che si è calmato tutto, visto che Canino ha spezzato quel fantomatico record, però è più preciso quello del primo successo. Insomma, possiamo andare a raccontare per le pole, per le vittorie, insomma, c'è del potenziale per avere diversi vincitori, più nomi differenti nel corso
della stagione, un record che per ora, sia per le pole che per le vittorie, appartiene a 7 nomi nel 2016, 2017 e 2019, 7 quindi poleman differenti in Premier League. Per quanto riguarda le vittorie, invece, 7 vincitori differenti nel 2016 e 2019, ovviamente sono statistiche legate alla sola categoria cadetta al 50%, che partecipa, corre, disputa qui sul circuito della Catalogna per la quinta volta il Gran Premio della Spagna. Poco più di 9 minuti al termine di questa sessione di qualificazione, che potete seguire ancora più da vicino andando sul nostro forum www.formulatrentin.com. c'è l'apposita sezione statistiche e poi lì il tracker lifetime per vedere tutti i parziali dei piloti che stanno facendo registrare in questi ultimi minuti di qualifica, per scoprire insomma chi sarà il poleman di questa sesta tappa con la Prime League. Per ora 3 diversi poleman, 2 per Canino in Bahrain ed in Cina, una per Emis e 2 anche per Pozluca in Vietnam ed in Olanda, Emis invece in Australia. Vedremo se anche lui riuscirà a salire a quota 2, così come hanno fatto finora Canino e Pozluca, oppure se aggiungeremo un quarto nome. Qui Lopez, che nel 2018 ottenne la sua prima pole e anche la sua prima vittoria, quindi è sicuramente uno dei piloti più attesi. Tanto stavo seguendo il giro di Long, che era nel suo giro veloce, ma ha fatto un T1 non particolarmente veloce e dal T2 in poi molto lento. Sta ancora spingendo, non so, considerando la gomma soft, se sta provando questo giro e rientrerà alla fine o lo concluderà, perché teoricamente concludere questo giro significa poi avere questa gomma a due giri, con due giri di qualifica, o comunque almeno un giro e mezzo di qualifica sulle spalle. Infatti sono curioso di vedere se Ferra con un record nel T2 dovrebbe quindi migliorarsi. E ha fatto 28.048, 15.595, non peggiore di un decimo. Ha perso nel T3. Si è lanciato decisamente lontano. Anche Dr. Wu intanto invece si è lanciato e nel primo settore si sta migliorando, 21.5, ha tolto un decimino. Il record per il momento per quanto riguarda i parziali sono 21.120 nel T1 da parte di Emis, 28.072 sempre di Emis, in realtà era stato battuto in precedenza da Ferra nel suo giro. Poi arriva il Fuxia nel T3 da parte di Pozluca, che è l'unico ad essere sceso sotto i 26 secondi con 25 secondi 920 millesimi, quindi idealmente si sta puntando ad un 15. Oh, Dr. Wu, abbiamo visto in diretta che è andato a prendere il ghiaione. Non so se chiuderà il giro, infatti no. Certamente uno degli innesti, soprattutto nuovi, alla sua prima stagione qui su Formula 3, che si è dimostrato per ora più in palla, più in zona top 5, più costante. Bello in realtà vedere anche Krikkonen e Daniele Brehl, le due Racing Point che oggi hai lasciato orfane, ci sappiamo come... Lopez che aveva dato record nel T1, ma è andato a toccare la ghiaia in uscita dalla 9. Dalla Camsa, quindi sì. Anche qui San Tornadino, che grande sovrasterzo, un grande classico. E salutiamo, visto che parlavamo di te come ingegnere in Racing Point, salutiamo tutti gli ingegneri, tutta la chat, Antonio Termino per quanto riguarda Lopez che di traversi. È una classica firma, vedremo se Lopez che quindi si rilancerà. Per il momento lui infatti che sta transitando sul traguardo, invece torna ai box anche con discreta rabbia, mancano 6 minuti al termine. Sta transitando una Williams, non so se Alex Pilotino, sì, è proprio lui. Migliora in 17.261, quando avremo momento la top 10. Intanto in una delle, lo dico da ingegnere Force India, mancano ancora 5 minuti e 50 secondi, ma è la prima occasione stagionale dove Krikkonen in qualifica è davanti a Daniele Play. O una delle rarissimi casi, Si gira invece chi come Dio, lo stavo seguendo sul filo principale, perché era ancora lontano, insomma 1.22, a cosa 4 secondi dall'ultima posizione di Long. Adesso si è girato in trazione alla 2, una zona davvero difficile. Fortunato, perché si è fermato a poco dal muro. Sì. È arrivato Chris Master, che però non ha perso troppo, non è stato troppo disturbato, probabilmente giusto con lo sguardo. Transita anche Robby, però chi come Dio, Michele Spagnuolo si fa da parte, vedremo se riuscirà ancora 5 minuti di qualifica, può sicuramente migliorarsi. Andiamo a vedere chi è nel Canino si sta migliorando, 21.1 T1 134, solo 14 millesimi dal record di Emis nel T1.
rapidissimo in salita alla Canza, poi staccata nel tornante di curva 10. Salita qui si salta spesso sul cordolo sulla sinistra, alcuni anche con mezza vettura più pulito, invece il pilota Battista non esagera ancora. Comunque uno, forse anche due tentativi in canna, se vuole spremere questa piccola sopra. Sì, credo di sì. Non un'eccezionale T2, 28.2. Anche il T3 molto pulito, è uno dei più guidati, bisogna saltellare sui cordoli, infatti si migliora, ma si ferma a 50 sì. Precisi. Dalla quarta posizione di Zambia, come detto, è migliorato Chris Master anche in settima posizione, sì. Infatti ha scalzato le due Racing Point, ha messo fuori dal top 10 Alex Pilotino, altrimenti quindi sarebbe il primo a partire con gomma nuova. Strategia qui particolarmente interessante, perché la pit lane al solito poco più di 20 secondi, poi ci aspettiamo la strategia di una sosta, ma c'è poco gap, poco delta tra le mescole per quanto riguarda la prestazione. Invece a livello di usura la sosta va in forte crisi già dopo 8 giri. Abbiamo visto lunedì diversi piloti fare soft hard, tu cominci a tentare la carta della media, ma ovviamente non arrivare, quindi tentare una strategia inversa partendo con la hard, stando fuori dai guai, può sicuramente garantire una seconda ed ultima parte di gara molto 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 bella. C'è stato un fraintendimento tra Chris Master ed una Haas con Stefano Galino che ha finito la benzina. Sì, non lo so se c'è il tempo. Allora può uscire, fa un miracolo, cioè, riesce a uscire a 1.50-1.45, fa ancora in tempo. Ma deve fare in fretta, perché 1.50 significa che Roby! Mamma che botto, visto in diretta. Mamma mia che schianto alla Campsa. Mannaggia, occupava la 14ª posizione, lo recupero adesso dalla live, purtroppo in uscita immagino abbia... Sì, ha toccato... Non è arrivato a pizzicare la ghiaia, ma ho visto una scordolata abbastanza interessante, partita senza possibilità di correzione la vettura verso il muro interno, distrutta completamente, divelta la sospensione anteriore destra. Al tuo invocare Robby, avevo visto un Fuchsia al T1, mi sono perso però il nome e adesso vedo tutti i rossi i giri, non vorrei che magari per la paura sia stata anche una bandiera gialla, oppure il pilota si è distratto con questo incidente di Robby, perché era appena transitato nel T1, quindi probabilmente era in zona, era da poco transitato nel T1, quindi forse era in zona che seguiva Robby. Mi sono perso il nome del pilota. Particolare anche questa situazione, ci vorrebbe come cosa che quando un pilota commette un errore bandiera gialla, tutti come nella realtà devono alzare quel microsettore. Non so se spulciando possiamo trovare i microsettori. Non lo dite a Lorenzo, non lo dite a Lopeschi. Lavoro in più per lui, ma anche per la Codemaster, quindi qualche bug in più che si riescono, nel dubbio evitiamo, va bene così, a virtuale i piloti possono continuare a spingere senza problemi. Si migliora Dr. Wu nel T1 con un 21.632, lontano mezzo secondo dal record di Ennis. Vediamo se Dr. Wu riesce a riagguantare quella fantomatica zona top 5, 1 minuto e 40 al termine. Si rilancia anche Zampi, il momento lì davanti resta imbattuto il tempo di Ennis, 1.15.256, c'è del potenziale per andare su un 14 alto, vediamo se vedremo se i ragazzi della Prime quindi riusciranno. Già l'errore di Zampi in uscita dalla 2, molto violento, è andato a saltare sul cordolo interno, lì si perde facilmente il posteriore quando la vettura torna ad avere contatto con le ruote di sinistra sull'asfalto ed è schizzata verso le barriere di sinistra da Williams. Termina qui dove aveva sbagliato anche chi come Dio. Transita al T2 Emis con un 27.940, è l'unico a scendere sul 27? No, è ancora nell'outlap, quindi c'è un errore nel monitor dei tempi. O ha alzato, no, non c'è in realtà questa grande zona dove tagliare. C'è tanta ghiaia in questo circuito, insomma, uno dei circuiti rimasti, anche perché è stato costruito, insomma, questo nuovo layout 2010, se non vado errato, questa variante. Credo 2010, sì, o 2008. Ho il dubbio del 2008. Circuiti rimasti in vecchio stile con il ghiaione, con l'erba. Oltre il cordolo, circuito che nel tornantino, la staccata di curva 11 per le moto sta proprio in questi. Questa mattinata leggevo che assumerà una terza variante, un tornante un po' più largo rispetto
sì, stanno affrontando i piloti della Prime questa sera. Lo stavo vedendo e devo dirti la verità, a vedere il progetto sembra praticamente la stessa curva che loro già hanno 20 metri dopo. Non ho capito qual è l'intenzione. Se l'intenzione è dobbiamo farla lì perché per gli standard attuali la via di fuga sarebbe insufficiente, ok. Se l'idea è che la curva è un po' differente, secondo me siamo molto fuori strada. Intanto il T1 piace, nel mentre viene esposta la bandiera a scacchi, piace a Demis che fa registrare il record in 21.016, 21.18 per Pazluca, 21.152 per Ferra, 28.1 nel T2, poi anche per Fabio Ferracini che si ferma ad un errore di Pozzo, largo Pazluca, prima della chicane. Mamma mia, mi sta tirando giù un tempone. L'unico di nuovo scende sotto il 28 anche nel T2. Vediamo come chiude Luca Pozzi in 15.468. La pole è già nelle mani di Emis, ma sta arrivando a togliere quei due decimini che lo potrebbero portare sull'1.14 alto. Vediamo se riesce quindi ad abbattere. L'unico, il muro dell'1.15. 1.478. Bello il T3 di Emis. Emanuele Nardacci quindi torna alla pole. Almeno aspettiamo che vada a chiudere anche Stefano Carino, ma non sembra in zona. In realtà, un decimino, se fa un buon T3 con Ferra potrebbe andare. Ella! Che T3! Che T3! In zona sia nel T1 che nel T2 ha fatto poi ancora meglio. E infatti ha fatto 25.9. Il monitor 25.921, sono 3 millesimi da Emis, quindi grande, splende questa prima parte di stagione per Stefano Canino, insomma. Anche conoscendo le sue difficoltà, tra virgolette, paddiste, quindi il consumo in più della gomma, nonostante ciò, su un circuito come questo potrebbe portare del surriscaldamento, come è stato negli anni passati, specie nel T1, per quanto riguarda la gomma anteriore sinistra, è stato particolarmente bravo quindi a mantenere la gomma ancora in vita fino ad arrivare al T3, dove ha chiuso davvero bene. Bello il T3, 25.918 Emis, 25.920 Pozzluca, 921 invece Stefano Canino, sono questi tre piloti sull'1.25, quindi prima fila con Emis e Stefano Canino, seconda fila con Pozzluca e Ferra, terza per Zampi e Chris, quarta per Lopez e Krikkonen. Credo sia la sua migliore qualifica stagionale, oltre al fatto che ha battuto il suo compagno di scuderia in Racing Point. Quinta fila con Daniele Play e Fabio Max, torna anche lui nella top 10. Poi Doctor Who, Naspaz, Alex Pilotino, Robby Dierlong, Kiko Driver, Kiko Medio ed F, che come detto in precedenza non poteva far registrare nessun tempo cronometrato. Vedremo quindi cosa faranno tutti i piloti fuori dalla top 10. Non credo sceglieranno di partire con una mescola soft nuova. A proposito di meteo, un'indiscrezione ce la lancia Sdem dalla chat. La gara sarà bagnata. Aziderpolina. E in questo proposito volevo lanciare anche un altro argomento. Long, secondo me, tanto sottotono in questa qualifica. Cavolo, sei quindicesimo, sì. La situazione non volge a suo favore perché... guarda, mamma che acqua che viene giù. Sai che non sono neanche sicuro che è da intermedia? Voglio far notare che quando tu stavi dicendo mamma che acqua, io stavo ancora al caricamento, quindi PlayStation 4 versus PlayStation 5. L'anno prossimo Power to the people, la possiamo ricreare fino alle 11 la lobby, no? Che gran diluvio. E chissà anche a livello di setup se qualcuno ha studiato qualcosa di differente, si è sacrificato in qualifica. In realtà di solito non così tanto, soprattutto non circa. Poi è una pista dove si gira già a medio alto carico. Mediamente abbiamo visto piloti girare con ali posteriori quasi stile Monaco, quasi da massimo carico. Quindi, da questo punto di vista, in quella zona del setup c'è poco da guadagnare se si vuole guardare una gara bagnata. Si potrebbe guardare alle altezze o eventualmente a un anteriore più puntato, quindi ad un'ala anteriore più carica, che è una delle pochissime cose che può essere modificata in griglia insieme alla ripartizione di frenata, il differenziale, che poi sono le stesse regolazioni che i piloti possono fare in corsa dal loro volante. Però l'unica cosa che può essere modificata prima della partenza è l'incidenza dell'ala anteriore. Ovviamente qui magari il problema è un po' più attenuato, ma nella Formula 1 reale il parco chiuso è il grande problema del non poter correre quando le condizioni del tracciato sono estreme, perché i piloti si trovano a far fronte a una situazione di bagnato estremo senza poter profondamente modificare assetto, rigidezze, morbidezze, altezze, barre, sospensioni, che in queste condizioni fanno la differenza.
E allora vediamo che sono montate le full wet per tutti i piloti, se non ho errato, sì, per tutti quanti. Sì. Allora, quattro edizioni di Prime League su questo tracciato, altrettanti diversi vincitori e poleman, per solo due volte ha vinto il pilota scattante dalla pole, particolare come suggeritoci ieri da Luca, che nonostante 27 di GP, con ieri 28, visto che purtroppo... E oggi vediamo se saranno 29... Sì, non ha mai vinto il pilota che ha scattato dalla seconda posizione, che è davvero incredibile. Idem per quanto riguarda dalla settima. Allora, nona, te ne lancio un'altra. Allora, il pilota che in Master, no, il pilota che in Master ha vinto partendo più indietro è stato Smokeman, che nel 2018 vinse partendo sesto. Il pilota che fra tutte le categorie, adesso non ricordo se era una Pulitan, comunque per certo il pilota che ha vinto partendo più indietro ha vinto partendo dalla casella numero 8, che stasera è di Krikkonen. Io non voglio dire... Io l'appoggio piano sulle statistiche, poiché riguarda la Prime, l'appoggio piano sul tavolo ci riporta negli annali quindi della Prime, per quanto riguarda chi ha trionfato. Oh, Emis, oh mamma mia, stava per girarsi, allora Andrea in chat ci ricordava Spagna 96, guardando Emis mi stava venendo in mente Imola 91 e lì proprio stendiamo un velo. Uno dei tanti veli che oggi mi hai fatto ricordare. Sì, silenzio. No. Ah, tu lo ricordi meglio di me. Io ero un pargolino. Beh, Spider-Man, diciamo, 96, comunque, quanto... non so se qualcuno di voi se la ricorda. No, beh, sì. Era un diluvio incredibile. Simile, ma non uguale. No, era peggio, era. Sì, no, era molto peggio. Io non voglio dire niente. Mi starà scaldando anche le gomme, ma dà la sensazione di galleggiare. Ma ho visto la macchina, ho fatto un errore. L'ho visto, ok che sta prendendo le misure, però l'ho visto molto sul chi va là. Le misure le dovrà prendere bene, perché chi ha vinto qui in Prime non ha poi mai vinto il campionato, anzi è sempre arrivato secondo al termine della stagione, con Morna nel 2016, Zambi nel 2017, Lopez nel 2018 e River proprio nella passata stagione. Quindi ragazzi, clippatela dalla chat, perché chi vince questa sera sarà dura. Vedremo cosa succederà. Per il momento prima fila con Emis e Stefano Canino, poi Poz Luca, Ferra, Zampi, Chris Master, Lopeschi, Krikkonen, Daniele Pei e Fabio. Anche se griglia di partenza si sta andando a comporre, è arrivata la squalifica tanto al giro di formazione del Dr. Rue e D.R. Long per i due dottori, quindi partiranno con forse una gomma probabilmente più fredda quando si andranno a spegnere le luci. Griglia di partenza si sta andando a comporre, al solito sorrisi, palpitazioni, un po' di forse paura, timore, tremori, piccoli rituali per questa pioggia che sta scendendo sul circuito della Catalogna. Sesto round della stagione 2020-2021 della Prime League. Mettiamo che vada a sventolare la bandiera verde in fondo allo schieramento per iniziare la procedura di partenza. Eccoli, iniziano ad accendersi quindi i semafori sui giri motori. Freddezza e rapidità nel rilascio della frizione, particolarmente difficile in queste condizioni. Scatta in questo momento il Gran Premio di Spagna con Stefano Canino, che ha un'ottima trazione. Oh, anche Emis che perde la posizione nei confronti di Poz Luca. Ah. E quindi scatta, scappa via Stefano Canino verso la staccata di curva 1. Cerca di trovare spazio. Un gruppo che si è già abbastanza separato dopo di Lopez, che tenta all'esterno nei confronti di Chris Master a curva 1. Richiamo che lo favorisce e quindi ottiene la sesta posizione. Molto corretto Chris Master, una nube. Ah, si è girato! Fuori Long! No, Dier Long, a muro? Sì, la muro, l'ha persa, persa l'uscita di curva 2. E subito safety car. Safety car, subito. Una parte, in realtà è stata abbastanza pulita un po' da parte di tutti i piloti, solo poi nel nebbione non sono quasi nemmeno riuscito a vedere le macchine che affrontavano curva 2, nel mentre che la vettura di Stefano Canino imboccava la lunga piega verso destra, dando in questo momento mi viene in attenzione Emis, un'uscita dalla 4, che grande rischio, stava per andare in testa quota di nuovo sotto il regime di safety car. Particolarmente complicata questa pioggia, perché insomma Emis, parlavamo tanto di Emis, poi ci è voluta questa pioggia per rompere le uova nel paniere, perché sembra in estrema difficoltà. Sì, l'avevo detto anche nel giro di formazione, ok, tutto, ma dava proprio la sensazione di essere in difficoltà, di galleggiare, e la partenza è stata altrettanto pessima. Bruciato netto da Stefano Canino, che è scattato come un fulmine, dritto per dritto, sembrava quasi che partisse in condizioni meteorologiche totalmente diverse o opposte rispetto a quelle di Emis. Per fortuna, devo dire, è in terza posizione, perché dallo scatto poteva perderne un altro paio di posizioni.
Sì, anche perché la sua vettura è scartata pericolosamente verso sinistra, proseguendo nel sovrasterzo. Dai, che poi non solo stavano venendo, l'ha bruciato anche Pozzo Lungo, che ha avuto tutto il tempo di scartarlo verso destra e sbrantarlo. Attenzione, succede qualcosa a un Fabio Max. Probabilmente è andato fuori pista e quindi ha perso 4 posizioni anche con Stefano Canino. Stefano Canino? No! Ah, no, no, è la classifica. No, no, è la classifica. Oh, mamma mia! No! Mamma mia! Incredibile. Che terrore! Che nascondiamo, non facciamo vedere quello che sta succedendo con il gioco che fa le burle in questo momento. Quindi, regime di safety car, si accoda in questo momento Stefano Canino, che guida senza troppi problemi, nonostante i miei spauracchi, il GP, il secondo giro con la Premier League qui in Spagna. Subito gara neutralizzata per il ritiro di Dierlong, che non ho fatto caso, vado a controllare dal direttore di gara se ha fatto tutto da solo. Per il momento fatto tutto da solo, confermo, era stato inquadrato, potrei ricontrollarlo. È partito via il posteriore della sua riunione in uscita di curva 2, ha puntato verso il muro interno, niente da fare. Eh sì, non viene segnalato nessun contatto con nessun nessuno dei piloti che era lì in zona gol, dove purtroppo anche lui, un po' come tanti, come diversi, di nuovo Fabio Max da Alex Pilotino, no! Tutto l'ho visto con Fabio che forse rientrava in pista e 5 secondi di penalità. Non so se Fabio rimuove, ma forse no, non stava, secondo me non stava rientrando in pista, secondo me eravamo proprio in on board con la vettura di Alex Pilotino. No, sta mamma mia, che sta succedendo? Alex si è messo sembrava no, ma adesso il casino l'hanno fatto anche chi come Dio e Robby, perché Fabio Max sta andando piano perché deve avere qualche indicazione, non lo so, poi vedremo. Fatto Fabio Max sopra l'ex pilotino, poiché si era messo in uscita, mamma dalla, Fabio lunghissimo salita, al lato, però sì. Fuori pista bisogna andare oltre le linee per lasciare la posizione, così come abbiamo ricordato ieri successo a Kimi alla ripartenza della safety car nel 2012. Kimi nel ghiaione ne poteva approfittare, ne potette approfittare Eagles, ma non Marco, poiché si è sotto regime di safety car, di bandiera gialla, non si può superare, solo una vettura che è fuori, quindi dalla linea bianca a destra e a sinistra che vediamo, segnano insomma i limiti del circuito. Insomma, volete oltrepassare i limiti, ragazzi? Poi quando c'è bisogno di oltrepassare, no, siamo con i limiti della pista. Credo che comunque sia stato un misunderstanding con Fabio che ha rallentato, sì. Alex è rimasto dietro e nel rallentamento c'è stato il contatto che ha danneggiato l'ala anteriore di Alex Pilotino. Per fortuna danneggiata anche l'ala di chi come Dio, anche lì un misunderstanding nella stessa situazione. Per fortuna potrebbero avere l'opportunità di cercare di rientrare subito in gruppo, visto che c'è la safety car in pista. Sì, infatti è strano che non sia fermato Fabio Max, perché questi 5 secondi sotto regime safety car per lo stop and go si possono scontare. Sì, è il drive thru che non fa scontare. Esattamente, no, ovviamente come da regolamento. E quindi Alex Pilotino si è fermato, si è seduto l'ala. Purtroppo il contatto tra Chicco Medio e anche Chicco Driver è avvenuto, proprio come detto, perché avevano sopravanzato Alex Pilotino che si era messo sulla destra e è sicuramente uscito dal restituisci posizione, e quindi chi potrà aver inchiodato, come Dio, ha provato a fare lo stesso, ma insomma poi la cansa, anche uno dei tratti più stretti per quanto riguarda il tracciato, una curva cieca così in salita a destra velocissimo, in queste condizioni sicuramente si alzerà, non credo che si scali una marcia, perché di solito si alleggerisce al posteriore, credo i piloti vadano a tirare un po' la sesta marcia per poi parzializzare in quel frangente. Vedremo insomma al primo giro di gara, magari con un onboard di Stefano Canino e dei vari altri contendenti alla vittoria per questo sesto round con la Prime League, Gran Premio di Spagna, che per il momento ancora non è partito. Non credo che la safety car rientri in questo giro, anche no. Se ho visto che ogni tanto decide di farne due di giro, però è già credo la di no. Finale, sarebbe un po' troppo tardi decidere sì. Di entrare adesso. Sì, sì, si verificherebbe una situazione simile Mugello. Eh sì. Perché quella pit lane è molto lunga, il gioco non dà il pieno controllo per quanto riguarda l'acceleratore ai piloti finché la vettura non ha oltrepassato la linea terra del pit limiter, quindi è quello che alcuni trae in inganno. Insomma, vedi la vettura entrare nella pit lane, nella corsia di decelerazione, quindi pensi di poter andare, però poi purtroppo si verificano situazioni come quelle del Mugello, dove non aveva il limitatore Bottas, però potrebbe accadere una situazione abbastanza simile per quanto riguarda invece qui sulla simulazione per il campionato marchiato Codemaster. Fabio Max ha proseguito di nuovo, quindi decide di non scontare questa penalità, probabilmente vedremo se nel post gara si potrà
togliere attenzione quando si stava per centrare Doctor Who. Eppure che insomma fanno l'effetto elastico. Tanto io mantenere un po' di distacco. Sono in questo momento, siamo in on board con la vettura di Emis che è in terza posizione e nonostante le vetture stiano procedendo ad una velocità molto ridotta, la visibilità è molto ridotta. Oh Emis, io guarda, butto l'amo, appena si riaccelera dopo la ripartenza Emis non lo vedo bene. Non migliora questo meteo, sappiamo delle sue difficoltà, però mai così tanto esasperate, nemmeno nei circuiti che sono tutta trazione. Ovviamente questa pioggia lo sta mettendo in estrema difficoltà questa sera, chissà se qualcuno addirittura ha provato queste condizioni davvero al limite. Comunque, Safety Car che dà il messaggio ai piloti, procede molto lentamente, abbiamo lo sbirciato per un momento dall'onboard di Stefano Canino, non è nemmeno arrivato a New Holland ancora per imboccare adesso la chicane finale, quindi detta il passo Stefano Canino cerca anche un po' di temperatura sui suoi pneumatici per andare a iniziare finalmente questa sesta tappa con la Premier League, Gran Premio di Spagna. Riparte adesso, ancora non è entrata nella corsia di box, però adesso il pallino sulla minimappa entra, quindi potrebbe avere il controllo Stefano Canino di andare. Sì, sì, va senza troppe difficoltà, parzializza leggermente, però sta andando, quindi parte finalmente il Gran Premio di Spagna con Stefano Canino, Pozzo Luca, Emis subito in difficoltà, infatti subito che si fa vedere sulla destra, esce dalla scia e perde davvero tanto slancio, si riaffaccia con mezza vettura della scia di Emis, continua a farsi vedere, questa è l'attaccata di Coppa 1, niente da fare, resta dietro, credo che però avrà ancora qualche altra occasione se Emis non riuscirà ad ambientarsi a questa situazione. Il giro veloce di chi come Dio, davvero bravo, però sicuramente verrà battuto. F nel confronto del suo compagno di scuderia. Sì, F guadagna la 13ª posizione nei confronti di Robby. Quindi dicevamo Stefano Canino, Poz Luca, Emis, Ferra, Zampi, Lopez, Chris Master. Poi le due racing point, brave, in 8ª e 9ª posizione. Non facile una ripartenza nel gruppo. Naspaz, 10º per il momento, sta cogliendo un punticino e mette nel mirino Daniele Play. Ancora lotta tra F anche Robby, su Doctor Who, Ah no, ok, F che ha sopravanzato Doctor Who. Guadagna la 12ª, sta cercando di risalire, lui che si giocava il podio proprio con Ferra la scorsa settimana a Zandvoort, poi purtroppo per un errore è stato fatale per Ferra, l'ho costretto al ritiro e poi ha preso una penalità di 15 secondi su quel GP, in più è stato costretto a partire dal fondo, quindi sta cercando di ricostruire la sua gara, per il momento è dietro a Fabio Max. Naspaz è 10º, Sì, no, sta lì in zona punti, come detto in precedenza, stava anche mettendo nel mirino Daniele Play alla ripartenza, poi insomma un po' di elastico, anche con un bel casco, una spazzatura molto molto colorato. Stefano Canino migliora, come era facilmente prevedibile, il tempo di chi come Dio, intanto ci saluta definitivamente Dier Long, lo ritroveremo la prossima settimana all'appuntamento più glamour con i campionati quando arriveremo a Monte Carlo. Un secondo e tre di Stefano Canino su Poz Luca che scappa via, 1.5, 1.6, 1.7 qui alla 3, forse il Torino di Poz Luca. No, no, lo Poz Luca è andato abbastanza regolare, guarda. ancora terzo sorpasso alla fine del rettifilo principale, la staccata di curva 1 va dentro nei confronti di Fabio, accessare in 11ª piazza, adesso punterà già come fatto con Fabio Oxedo Torhu e il suo compagno di scuderia alla zona punti. Il primo ostacolo quindi è Naspaz con Poz Luca che è arrivato a 2 secondi ed Emis invece tiene lì il ritmo, forse sta iniziando ad ambientarsi Emanuel Nardaccio a queste condizioni davvero ostiche, invece ha sembrato provarle senza troppe difficoltà, almeno per giustificare questo secondo giro di gara Stefano Canino che è riuscito ad aprire così facilmente un gap e sta continuando, guardalo. In una sola tornata li misureremo sotto al passaggio della fotocellula che chiude il T3 per vedere in quanto ha girato Stefano Canino, per forza evidenziare delle difficoltà a livello di setup di Forza 9 che in questo T3 si è ripreso in realtà. Canino in 30-31-32-32-5, forse Luca 33-1 e ovviamente tutto il gruppo dietro di lui. Zampi 32-4. Subito per smentirmi 32-420, quindi per Zampi che si avvicina ai F si è incollato a Naspaz, mette nel mirino il apabile quarto sorpasso
dopo questa ripartenza prende tutta la scia, attiva sicuramente l'Hertz in modalità sorpasso, vediamo chi stacca più tardi, stacca più tardi in Aspaz, che tiene la decima posizione, non se ne è sentita nemmeno F di esagerare, poiché mi permetto di dire che qualche metro di staccata ancora poteva esserci, particolarmente preciso in Aspaz nel tenere una buona linea. F sono costretto a riprendere i freni, Prosce fortissimo ancora dentro alla 4, Naspaz tenta di resistere dall'esterno, Coriaccio, Paolo Nasonte, ma alla fine deve cedere questo purtroppo punticino che insegue da 6 GP, gara comunque ancora lunga, giro 7 di 33, ultimo alfiere rimasto della Renault dopo il ritiro di Dierlong. Attenzione anche a Dr. Upa, particolarmente vicino a Fabio Max, forse un errore di trazione da parte di Fabio, è già addosso a Daniele Play, mamma mia. Adesso siete due Racing Point, poi c'è un solco un po' più pesante di 10 secondi addirittura per trovare Chris Master. Subito! Daniele Play. Mamma mia! Ah, attenzione, c'è Doctor Who fuori! Doctor Who fuori! Ma spazio con Daniele Play, spazio brillantemente, approfitta della situazione di Daniele Play che resiste dall'esterno. Quanto coriaceo e quanto esperto Naspaz in questo frangente, ha subito approfittato forse l'ora anche di Krigor, poiché F è lì vicino, a meno che le resi. Poz Luca ha fatto un super giro, ha preso un secondo a Canino. Forse estrema difficoltà di Krigor, in queste condizioni F lo tampona, speriamo non sia volato qualche frammento d'ala, andiamo a vedere dal live timing, parzializzato. Sembra di no. Il posto sulla destra Krikunen è quasi a sembrare dal tago per le due rating point avessero fatto vai vai con la manina alla fiere della Mercedes, però sono state bucate da Naspaz che si è infilato in questo panino delle Pantere Rosa, momento in decima posizione, quindi Naspaz. E come detto prima da Luca, c'è stato purtroppo un errore da Peru, ha perso diverse posizioni e poi Luca che si è riavvicinato ad un secondo e uno nei confronti di Stefano Canino. Ennis tiene il ritmo, si è un po' allontanato Ferra, però sono tutti lì nell'ottica di un allontanamento di circa mezzo secondo nell'ultima tornata, che significa che magari prendono anche un po' di spazio, magari si cerca anche una visuale più pulita vista la tanta acqua che stanno sollevando gli pneumatici in questo momento. Vedremo adesso il Luca meno di un secondo sbarazzato del traffico in questo momento, accusa 12 secondi dal gruppo di testa, da Chris accusa un piccolo strappetto dal vero e proprio gruppo di testa, forse Luca si è sotto il secondo, ovviamente DRS disabilitato, è un po' di lotta, si fa solo vedere in questo momento Dr. Wu, no invece va dentro Dr. Wu nei confronti di Alex Pilotino, lotta per la 15ª posizione con Alex Pilotino che non ci sta, molla i freni, va più lungo in staccata, occhio, e mantiene la 15ª posizione. Non bisticciare troppo perché è un bel gruppo per quel punticino. Infatti stavo per dirti proprio questo, il gruppo è esattamente spaccato in due, da Canino, Poz Luca, Emisfera, Zampi, Lopez, Chris Master, tutti vicini, poi da F in giù. Ora F ha già creato un enorme gap, già quasi 5 secondi su Krikkonen, e poi sono tutti gli altri dietro Krikkonen, un altro gruppetto, Naspaz, Daniele Play, Fabio Max, Robby, Kiko Driver, Alex Doctor Who. Tanto buonasera a tutta quanta la chat e non so chi dei due, io sono Raffaele Hiroshi e io sono Luca, Luca Panino, perché sentivano che volume troppo alto del telecronista, la PlayStation 5 che spara i buoni, no. Fateci sapere chi dei due vi risulta più alto che vi lanciamo al volo. Non è successo nulla, non si è smosso nulla anche nel rete filo principale tra il pilotino e Dr. Wu, sembra essersi accontentato nel momento Dr. Wu di questa 16ª posizione, ma come detto il gruppo è davvero tutto compatto, tutti sotto al secondo, come già detto DRS disabilitato, mantengono il ritmo di Krikkonen, ci si gioca un punticino e due punticini, ma sono molto molto importanti soprattutto per la mentalità dei tanti, soprattutto piloti che sono presenti in questo gruppo, nuovi piloti alla loro prima stagione in Formula Italian Team ed anche piloti molto molto esperti che però a livello di allenamento, a livello di timing, per loro è importante la presenza, e lo è anche per noi la presenza di Naspaz in pista. E Fabio Max, Alex Pilotino, insomma sono tutte lì le colonne portanti della Prime League. Stefano Vini intanto risponde ai tempi di Poz Luca, migliora la sua prestazione, però Luca Pozzi sembra aver trovato un feeling migliore con queste condizioni, quindi si tiene lì sul filo dell'1-2, 1-3, un po' tanto sprofondato, e Emis commette anche un errore qui, salta troppo sul cordolo interno di curva 2, lo stesso cordolo che ha portato al ritiro Zampi nella sessione di qualificazione. Emis quindi accusa quasi 3 secondi di svantaggio nei confronti di Poz Luca, poi Ferra, Zampi, Lopeschi, Chris Master, che lui si è allontanato pesantemente dal suo ex compagno di scuderia nel 2018 in Ferrari, Lorenzo Tamor. F invece che sta recuperando
ad ampie falcate 2 secondi dall'ultimo aggiornamento che vi avevamo dato nei confronti di Christian Angeletti e Chris Mazzari in settima posizione. Comunque stanno davvero guidando con grande delicatezza, grande leggerezza. Dagli onboard delle vetture si riesce a percepire in maniera molto importante. Dato lungo alla 4 e perde le posizioni su tutto il gruppone, visto che erano così vicini. E dicevo, dagli onboard si vede in maniera molto importante quanto i piloti siano molto attenti al dosaggio del gas, alle traiettorie, ad evitare i bloccaggi, le frenate decise, che sono tutte le cose che appunto in questa condizione meteorologica sono altamente sconsigliate. E ci stanno riuscendo molto bene, peccato per Long. Finora comunque una bella lezione di guida, una bella prova di potenzialità da parte dei piloti. Abbiamo visto solo questo errore di Robby in questa tornata, in precedenza non errori grossolani di guida, qualche sovrasterzo che ci sta, ma anche sull'asciutto ormai da diversi anni si preferisce avere un posteriore che aiuti a girare. Sì. Anche con la scelta delle sospensioni più rigide al posteriore, di avere più carico proprio, cioè, lo diceva in precedenza Luca, sull'ala posteriore, quindi si tende ad una guida più sovrasterzante. Occhio! In questo momento Daniele Play, Naspaz e Fabio Max, occhio! E in tre verso la prima curva, attenzione con Naspaz al centro della pista, Daniele Play che è all'esterno, all'esterno Fabio Max, il tutto si risolve con un nulla di fatto. Bravo anche Krikkonen, ha perso un'eternità nei confronti di F, però non è facile essere il capotreno in queste condizioni. Ah no! Per il momento molto bravo in lucido. Occhio dietro Alex Pilotino con Kiko Driver all'interno di curva 3. Si affaccia anche Doctor Who, però non c'è abbastanza spazio. Dai, pulito Alex Pilotino, probabilmente ha sfruttato anche Lenz. Alex, che è, insieme a Kiko Medio, è l'unico pilota ad essersi fermato, quindi ha 3 giri di mescola in più su questa mescola, sì, in meno. Però per quanto riguarda la gomma full wet, è difficile riuscire a portarla fino alla fine, ci si può anche provare, dai. Però forse Alex sarà più facile per lui, però anche lui fa dista, qualche difficoltà in più. Quanto è vicino questo gruppo con Fabio? Mamma mia! Attenzione, una spazza lungo, una spazza, corregge la traiettoria. Oh mamma! Molto bravo Krikkonen, e qui mi permetto di dire che è stato bravissimo, ha aperto completamente la traiettoria e Naspaz arriva. Attenzione, bandiera gialla. Fabio Max ha perso la macchina. No, ha perso Fabio Max invece. Non so se ha toccato il muro. Non sono sicurissimo. Credo di no. Sì. Sfiorato per un pelo. Molto bravo Naspa. Ah, si è girato di nuovo, ma gomme sporche. Tra le due racing point con Krikkonen che si è preso davvero un bello spavento, ma come detto è stato bravissimo, freddissimo nel riaprire la traiettoria, freddo anche Naspas nel continuare a scherzare verso sinistra per evitare in qualsiasi modo il contatto. Occhio davanti Daniele su Krikkonen, scambio in racing point, ottiene quindi la nona posizione. Quindi anche nell'errore davvero bravo in questa situazione. Purtroppo l'errore di Fabio, se non so se è stato dovuto magari a quella gomme sporche, continua. Sì, sta un po' galleggiando ancora, no? È totalmente fuori controllo, Fabio. Oh! Disconnessione di Lopez. Mannaggia. Nel 2017, se non vado errato, quando era leader del GP, o comunque in una zona davvero positiva per il podio, se non vado errato. Sicuramente Max Pasini dalla chat mi ricorderà meglio, era il 2017, se non vado errato. E non potete rientrare nemmeno in stanza perché era l'host della gara. Questa sera gli avevamo chiesto di fare da host, però purtroppo si è trasferito, insomma, per i recenti avvenimenti nel mondo, dalla capitale fino ad un luogo dove ci sono più difficoltà a livello di connessione. Purtroppo questa disconnessione non lo aiuta per quanto riguarda la sua corsa mondiale. Lui che in classifica occupa la terza posizione in classifica mondiale, nella classifica di questo GP per il momento sesto, con il bot che almeno non l'ha riportato in box. Speriamo possa recuperare il controllo della vettura. Ha posseduto intanto un aggiornamento per quanto riguarda le primissime posizioni, resta lì sempre sul filo del secondo nei confronti di Canino, una bella lotta di nervi in questo momento, e si è allontanato Ferre invece nei confronti di Ennis, che si sta rifacendo sotto un po' alla volta nei confronti di Pozzuca. Forse un po' tutti stanno facendo un po' di effetto elastico per rifiatare, magari farsi rivedere poi negli specchietti, tentare di portare l'avversario all'errore. Guarda, io sono stato su questa pista
sono stato in una condizione del genere con Z Pro Mauro nel 2018, se la memoria non mi inganna, mentre Lopez che rientra. Purtroppo sei un po' in balia degli eventi, perché sai che è inutile prenderti un rischio eccessivo, perché rischi poi di non avere la seconda opportunità, perdi la macchina, sei fuori, e magari invece di essere lì vicino sei fuori della gara. Un po', ripeto, sei in balia degli eventi, perché sai che è un limite molto risicato, e quindi fai quello che puoi. Io vedo particolarmente in forma quest'anno Naspaz, ne sta facendo tanti di duelli, si sta difendendo ogni volta in maniera anche discretamente aggressiva, perché Alex Pilotino si era fatto vedere verso la staccata della 3, intanto Pitmaster era il primo ad effettuare una sosta che possiamo definire strategica, che rientra all'interno della metà gara quasi. Intanto è rientrato Lopez, che quindi gli stacchi tra pochissimo si riaggiorneranno, quindi non preoccupatevi dalla live. E diciamo di Naspaz, sta andando forte, eh sì, anche lui è arrivato a 7 secondi, vabbè, non conta tanto magari per la disconnessione di Lopez, che vediamo con i tempi, vado a recuperare dal timing per chiudere su Naspaz. Ha tirato una bella staccata, la 4 è andato preciso con la linea corretta sul punto di corda, ottimo, quindi un Naspaz così carico e soprattutto voglioso di lottare non lo vedevo da diverse stagioni, mi fa davvero tanto tanto piacere. Vediamo quindi il ritmo di F alla 13ª tornata, 1:31.557, è il giro veloce. Sì. Canino girato in 32.2, quindi 7 decimi recuperati dalla vetta. F, ricordiamolo, è partito dal fondo, dall'ultima posizione. Gli stacchi si stanno aggiornando, si riaggiorna e soprattutto mi riporta sempre a tenere d'occhio la situazione lì dietro, perché è davvero bella la lotta con Ice Pilotino, Chico Gravito, Robby, chi come Dio, ma anche le due Racing Point, Naspaz, una lotta per il momento molto rispettosa e molto calma. Attenzione, bandiera gialla. Oh, chi è? Fabio? Sì, sì, Fabio, ho visto una McLaren mentre sopraggiungeva proprio Emis. Quindi un attimo di panico. Ed è ancora sana Lala, è riuscito a fermare di nuovo la vettura prima dell'impatto contro le barriere. Il problema è che ha perso tantissimo tempo, ora è doppiato, una safety car non lo aiuterà. Di nuovo Naspaz nel confronto di Krikkonen, che qui al tornadino molto rispettoso, tira molto l'arco, attenzione ancora, riesce in trazione Naspaz ad avere lo spazio interno sul punto di Krikkonen, che però a lui questa volta è il richiamo, con la traiettoria più interna riesce a fare meno strada e quindi difendere la posizione, però è molto corretto in questo tornadino di Cristian Redelli, permette a Naspaz di andare che controllo! Naspaz che forse esagera in questo frangente, molto bravo Cristian nel mantenere la vettura, prova ad infilarsi anche in contrario, quello spazio è strettissimo, c'è traffico con le vetture che rallentano di colpo. Molto molto corretti, forse anche troppo, mi permetto di dire, con Krikkonen che pur di evitare il contatto è stato talmente interno da saltare sul panettone interno e lo ha lanciato contro la pancia della Renault. È arrivato il contatto, vengono registrati danni sul tracker, quindi fortunatamente è andata bene. Però questo rafforza nel concetto che Naspaz quest'anno vuole davvero lottare, molto molto bravo ancora una volta Krikkonen a guardare negli specchietti, perché Naspaz anche nel tornantino si era lanciato in maniera ottimistica da un po' lontano, non era nemmeno affiancato quando è andato alla staccata. Sappiamo come da regolamento è imposto, e quando i piloti vanno ad impostare la curva bisogna almeno essere con l'asse anteriore affiancato all'asse posteriore della vettura che si sta sorpassando, quindi è stato ottimistico Naspaz, è stato molto molto lucido Krikkonen. Per il momento è lineare, visto che in questo momento in sovraimpressione, almeno dalla mia visuale, viene aperta la finestra per il pit stop. Quindi lineare e strategico Fabio Ferracini che torna in box, nuovo set di mescola full wet, una Prime che ricorda l'esordio clamoroso storico del 2016, dove su 21 gare 19 furono tutte bagnate, tutte da full wet, forse solo a Abu Dhabi per il gran finale si erano risparmiati, poi che stava Andre e Overbus quell'anno fu costretto quindi a istruire insieme ad Andrea Badolato i giovanissimi, allora la giovanissima Prime League, quando era appena nata, il suo primo anno. La neonata, sì, sì. Esattamente. Da e quando dicevo solamente, da quando Lopez che ha ripreso il controllo della vettura, F ha stabilizzato il suo distacco, girano uguali e fermo a 7 secondi e mezzo. Ma vedere giusto
per curiosità i tempi, quindi DF che dal 31,5 è tornato con un 39,9, poi 32,4, forse ha commesso qualche errore, no, perché dopo il suo rientro ha fatto la sua migliore prestazione in questo momento in 31,6, peccato quei due giri nella quale ha girato il botto, addirittura in 34,4 e 39,8. Davvero tanto tempo perso. E box canino, box canino non lo segue Poz, prova un overcut, spezza la sua gara in due, vediamo come è messo a carica, va subito, si accende di verde il la batteria, l'utilizzo della batteria dell'ERS sul volante dell'Alfa Romeo di Quattrona, e quindi quasi sicuramente darà poco alle polveri, anche se sono un po' bagnati, occhio, le condizioni. Perché per un pelo, attenzione ancora, era bandiera gialla, è no, una è Dottor Who, perché c'era un dosso, era in discesa quella parte, quindi sì. L'anteriore sinistra, e quindi era rimasta piantata lì la sua vettura, bandiere gialle esposte, probabilmente adesso verranno rimosse, ci sono un po' di detriti ma sono fuori traiettoria. Dottor Who recupera senza troppe difficoltà, oddio, ce ne sono difficoltà visto che sulla sinistra il nameplate è completamente saltato, non c'è più nulla per quanto riguarda il suo profilo aerodinamico, tornerà ai box, però scongiurata l'ipotesi di safety car, virtual safety car, che potevano aiutare sicuramente Stefano Canino, poiché era lì, stavano effettuando la sosta. Stefano Canino è al pelo, è a 28, quasi 21, e 21 secondi sono i secondi della sosta. Andiamo, vado a cercare i parziali di Poz Luca. 24,9 al T1 è la sua migliore prestazione, 34,5 nel T2, parte un decimino dal suo lungo tempo. Attenzione anche ai limiti della pista particolarmente severi, soprattutto qui in questo 3, anche se si perde continua, decide di continuare, vediamo cosa cerca di inventarsi Poz Luca, non so se vuole arrivare fino in fondo, è una carta difficile, se è partito fin dal primo giro con un'ottima gestione della gomma, anche quella per spiegare potrebbe aver aiutato, forse ha le sue carte, se la può giocare, il punto è che adesso si stanno fermando tutti, quindi Stefano Canino non avrà traffico. È una carta ottima se magari chi si ferma finisce nel traffico, deve sopravanzare qualche vettura, insomma c'è qualche altro matto che tende alla stessa strategia. Io mi trovo in una situazione simile. Ferra! Subito! 146, migliore prestazione, quindi giro veloce per Ferra, tornato in box intanto Lopeschi. Dicevo, mi trovo in una situazione simile con Topping Gasser, purtroppo per Michele non avere rivali che io dovevo superare, perché ci eravamo fermati tutti, agli ultimi giri lo ha esposto ad un attacco impietoso, visto come era messo con le gomme, quindi è difficile per Poz Luca, però magari se riesce ad avere qualche alleato, magari Emis sta cercando di allungare anche lui. Guarda, in questo momento Poz Luca sta perdendo tantissimo, il primo giro poteva ancora rimanere in zona con Canino, che invece ora è sceso sotto i 20 secondi, prevedo quindi che possa uscire almeno 2-3 secondi davanti Canino, quindi dovrebbe guadagnare qua, secondo me un paio di secondi li sta guadagnando in questo momento. Ogni giro per Poz Luca è un giro perso, e non so se ogni giro guadagnato ora da Poz Luca sarà un giro guadagnato in termini di velocità a fine gara, perché Lo scopriremo tra una decina di giri, perché per ora Poz Luca continua, quindi arrivati a questo punto non credo decida adesso all'ultimo di buttarla via completamente l'occasione di giocarsi la vittoria e rientrare. Adesso siamo vai in fondo, tu dici dalla vetta. 19,3, beh, arrivati a questo punto al terzo giro io penso che il pilota voglia andare fino in fondo, almeno se io dovessi arrivare al terzo giro di un eventuale overcut vuol dire che starei pensando di arrivare, poi vediamo se i piloti ci sorprendono. Intanto sorprende sicuramente Poz Luca questo tempo fatto registrare da Stefano Canino, 1:30.068 se non vado errato, no, 36. Ah, 36. Il giro veloce, cioè era un 6, quindi, però era hanno posizionato a decimi invece che a centesimi, e quindi vediamo cosa decide di combinare Luca Poz. Per il momento sta iniziando anche la fase dei doppiaggi, adesso si trova dietro a Cricon, è un gruppo che con le soste ci permette di respirare, perché si sono separati Cricon e Robby, molto corretto Cricon ancora una volta nel lasciar sfilare Luca Pozzi per il doppiaggio, diciamo un gruppo che si è separato. Per quanto riguarda chi si è fermato mentre si sta proseguendo, è ancora lì con la lotta tra Alex Pilotino e Piccolo Driver, ed anche Nappas che accusa 7 secondi invece a Daniele Play. Daniele da quando ha superato Krikonen ha migliorato, sì, è totalmente ha totalmente svoltato, strano perché aveva talmente tanto passo in più
che mi sembrava strano, insomma, che fosse rimasto bloccato dietro il suo compagno per tutto quel tempo con una differenza di passo così. Forse un po' di timore magari nei primi giri, voleva prenderci una misura. Chi come Dio intanto si ferma, secondo il pilota della Ferrari, almeno classifica alla mano, esce dietro davanti a Robby. No, dietro. E quindi in 15 siamo in zona, attenzione tra Alex Pilotino e Naspaz, in una zona atipica, forse è uscito male Naspaz, attenzione anche alla bandiera gialla, oh! 23 di nuovo Fabio, Max, mannaggia, ai. Raggiungiamo una vettura che lo stava doppiando, la Mercedes DF, troppo tanti errori da Fabio, per Fabio Max, dopo quell'errore, sì. E sono ancora le stesse gomme, a questo punto si è doppiati, oh, lungo Naspaz, più comodi nel cambiare gomma e mettersi comodi. Naspaz quindi va lungo per la pressione nei confronti di Kiko Driver, rejoina la pista in maniera abbastanza garibaldina, però non è arrivata nessuna penalità, positivo ovviamente, comunque è stato un lungo nella quale ha anche perso la pressione nei confronti di Kiko Driver, che sembra avere più spunto in questa fase, ha recuperato facilmente nei confronti di Alex Pilotino, però decide di andare in box, vediamo magari un undercut per tirarsi fuori dal traffico molto timoroso qui all'ingresso della pit lane, è effettivamente difficile sull'asciutto la destra che mette nella corsia di rientro ai box, immagino che con la pioggia non voleva rischiare nulla. Beh, direi di no, non ne valeva la pena. Tanto 17.4, giusto per chi ce lo chiede da casa, l'aggiornamento tra il distacco tra Pozzoluca e Stefano Canino ed anche Emis, che si trova a 4 secondi da Pozzoluca, quindi circa 13 di vantaggio nei confronti di Stefano Canino. Un Emis che è arrivato al 20° giro, non credo che a questo punto nemmeno lui stia pensando di fermarsi, chissà, magari aspettano che possa succedere qualcosa, una virtual, una safety car, non credo un cambiamento meteorologico, perché dovunque guardo di solito, sai, c'è quel piccolo quell'alone di attenzione, intanto Lopez 1:30.007 riesce a recuperare proprio quella disconnessione e diciamo quel taglietto di luce in più per sperare che vada, che arrivi un po' di sole, che smetta di piovere, invece vedo tutto grigio, non... gli ombrelloni anche sono ancora aperti nelle tribune, quindi sai, ho visto che dagli onboard negli anni passati ovviamente stavano sempre tutti a maniche corte i meccanici, no, intorno alla vettura, quest'anno la Godemaster ha deciso di mettergli le giacchette, quindi le grandi implementazioni. Andiamo a misurare anche un po' di passo per quanto riguarda Pozzoluca al termine della 21esima tornata, sta adesso affrontando il T3. Tutti pazzi per Naspazzone, ricordo qualcuno che ci riuscì nel lontano 2018 a Melbourne con Emis oggi secondo ai tempi ingegnere di pista, quindi se non vado errato quasi sicuramente questo che ci scrive con il nick Ocongul, obiettivo con target o con non saprei dire, credo sia Evil Fire che salutiamo e andiamo a sbirciare quindi il passo, l'ultimo giro fatto registrare Pozzoluca, intanto ho visto adesso che sono arrivati 3 secondi di penalità di Emis, per Emis. L'ho visto dal live timing, non dal gioco, quindi pardon se li avevi detti in precedenza. No, 806 per Pozzoluca contro il Canino 31.785, sono 3 decimi. Ha un po' un plateau la prestazione di Canino, è partito a razzo, ora si sta plafonando poco in una condizione che lo sta ponendo su un passo poco più veloce di quello di Pozz e di Emis. Ah sì, insomma, si è trovato decisamente meglio Emis nel più i giri passavano, invece Canino un po' perso smalto, è davvero particolare questa situazione, chissà che anche lui non decida. Sembra, per ritornare al discorso pad, forse tra virgolette anche per ciò la sua ottima partenza, fatto sai comunque Emis era partito davvero male, tant'è che è stato bruciato anche da Pozzoluca, chissà che magari lo sta cercando di preservare un po' le gomme, perché lui ha sempre subito un po' in queste prime 6 GP, quando che torna in box anche Daniele Play, Stefano Canino ha sempre subito un'eccessiva usura della gomma e quindi negli ultimi giri è sempre andato a rischiare di perdere la posizione, magari sta cercando sì di recuperare ma anche mantenere ancora un po' di vita per quanto riguarda il suo pneumatico. Perché è stato uno degli ultimi a fermarsi di chi voleva fare una strategia lineare. Tanto Daniele Play esce dai box adesso, proprio mentre sta sopraggiungendo Pozzoluca.
Quindi con l'undercut di Kiko Driver, no, Alex Pilotino non si è ancora fermato, quindi è ancora da aspettare questo eventuale undercut, visto che Kiko Driver era in lotta con Naspat ed Alex Pilotino. È strano che adesso sia a 6 secondi da Naspat, perché lo aveva appena sopravanzato, credo non sia stato... Ah no, Naspat anche lui non si è fermato, quindi come non detto. Insomma, sono questi tre piloti che si stanno giocando quel punticino, con Daniele Blake che dovrebbe avere, non dico a denti stretti, qui Krikkonen mi sta già mirando qualcosa, dovrebbe avere la nona posizione con margine nei confronti del trio composto poi da Alex Pilotino, Naspat e Krikkonen, che in realtà si era un po' staccato, tanto che adesso accusa 3 secondi da Kiko Driver dopo quella lotta nel T3, durata tutto il T3 con Naspat, ha perso un po' di lucidità Krikkonen, e attenzione che qui l'uscita dalla CAMS ha anche messo la quinta, ho sentito per un momento salire i giri motori, si sono affacciati i pistoni, dice no, cambia, rimetti da solo, non fare scherzi, che qui deve guardarsi anche negli specchietti da Robby, che dopo il testa coda iniziale un po' si è ritrovato, almeno per giocarsi la momentanea 13ª posizione, ma come detto ci sono ancora diversi piloti che devono effettuare la sosta, sono almeno Alex Pilotino e Naspat per la lotta qui ai margini della zona punti. Io stavo leggendo anche in chat, Talz dice i primi due, quindi insomma vogliono arrivare alla fine con il cerchione. Quanto si consuma in media a giro? 3. 3 per 33 fa 99. Tolta la safety farà 90? Che paura. 90 la paura. Con la slick wet vogliono arrivare. Io non imitare Hamilton. Guarda mamma com'è Hamilton. Oh, Elvis, mannaggia. In questo doppiaggio ha perso qualcosina, poi è andato a trazionare prima per evitare il fantasma di una Williams, che non fosse Alex Pilotino. Sì. No, era una Krikkonen. Ah, quindi non era per niente una Williams. E quindi ha perso qualcosina nel cercare il gas in anticipo. Fatto anzi, Daniele Play, pardon. Ah. Quindi sicuro però non era una Williams. Quello quindi... sì. Male. Allora attendiamo che Forza Luca vada a chiudere la 24esima tornata su questo pneumatico. Sta facendo lo stesso anche Ennis, poi si sono tutti fermati fino ad Alex Pilotino, e vado a sbirciare anche il passo di Effra, visto che era stato così positivo. Ovviamente aspettiamo proprio che tutti quanti chiudano questo giro per vedere come si stanno comportando. 15.3 dalla vetta intanto Stefano Canino sul traguardo Port Luca in 32.041, accusa mezzo secondo la sua migliore prestazione. Aspettiamo anche Ennis, Stefano Canino via via, sì, altri Ennis ha fatto la sua migliore prestazione invece in 31.285. ah no, pardon, era il giro precedente, si aggiorna in questo momento il timing in 32.233, quindi ha perso un secondo rispetto al giro fatto in precedenza. Pizzicato di nuovo Ennis, il cortolo all'interno della 2 si è tramutato tutto in un sovrasterzo in impostazione della 3, dove ha perso davvero tanto tanto tempo e si è preso, almeno io per lui, un bello spavento, perché è facile perdere il posteriore e andare in una sorta di aquaplaning e poi lì alla 3, insomma, vista la lunga percorrenza verso sinistra ed in salita è difficile ritrovare la coppia. Krikkonen con Robby di recuperare trazione. Krikkonen perde quindi la... Ma no, non ci sta ancora la 12ª posizione, prova a farsi rivedere. Ingenuo, credo abbia impostato troppo in anticipo, sì, senza nessun senso, perché aveva una Mercedes di fianco. Sì, di solito chi è all'esterno molla un po' i freni. Occhio perché dietro c'è il doppiaggio, sì, c'è il doppiaggio, infatti. Ah, ok. E dicevo, di solito avrebbe dovuto mollare i freni, sì, girare un po' più lungo, però almeno era un'occasione per riprovare a prendersi la posizione. Vediamo se tenta di replicare su Robby sfruttando il doppiaggio, però a questo danno all'ala quasi sicuramente tornerà in box. Peccato, perché già dalla qualifica si era messa bene, era stato lucido nei duelli con Naspat. Questo credo l'unico vero errore. Sì, no, oggi l'unico vero errore, forse, ripeto, come hai detto anche tu, impostazione un po' troppo anticipata, però inutile anticipare, c'è la macchina che è lì, quindi dove vuoi andare? Nel dubbio decide di continuare, poi non so dove. Vorrebbe essere andare. Tutto sommato, non manca tantissimo, se la gestisce bene. Anche per le condizioni meteorologiche si può fare, appatibile. C'è già tanto carico sulle aree, quindi ha perso qualcosina, andiamo a dare una percentuale, un 25%, in realtà nemmeno così serio come danno. Sì, si sente, ma con la vettura che è già così carica
forse soffrirà un po' di meno, anche se si allontana facilmente a Robby. Si è ricompattato dopo il skin nei confronti di Zampi, si è accodato. Sì, stavo per dirtelo. Ha lanciato la curva dell'ombrello, la maniglia dell'ombrello, l'ha agganciata all'ala posteriore di Zampi, adesso si traina. La Williams davanti a loro, ah no, sono dei doppiati, è un po' più lontano Ferrari, a 5 secondi. Stefano Canino invece a 7 da Ennis e 2 che ha 3 secondi, quindi Canino per la seconda posizione c'è. Passano rapidamente i giri e per Canino si complica sempre di più, 12 secondi, non so, 12.6 all'incirca, non sono così facili da recuperare in 7-8 tornate. Intanto ne approfitto io, visto che nessuno finora lo ha fatto, riscatto il bevete perché ho l'ugola. Ah, non ho la bottiglia, quindi... non ho la bottiglia, no! Io da stasera l'ho fatto vedere, ero già pronto in una bella tisana calda. Buonasera a tutti quanti, fit Raffo. Leopoldo o Leopoldo? Leonardo, è Leonardo l'amico mio! Leopoldo 92. Che viene, che è stato anche con noi in Formula E, alla Formula E. E bravo, mentre bevi. Quindi ci siamo abbeverati, si avvicina Lopez che nei confronti di Zampi ne sta bevendo tanta di acqua appena è uscito dalla scia di Zampi, era quasi pulita la traiettoria, poi appena uscito dal muro sollevato dalla nube sollevata di Zampi è arrivata ancora di più, quindi quasi conviene stare in scia credo in queste situazioni, anche se non mi sembra che la pioggia sia diminuita, è rimasta molto molto simile, anzi la longboard di Lopez si sembra di più, forse anche un po' la connessione di Lopez che accentua ciò, poi le goccioline d'acqua vanno via un po' laggando e quindi è un po' distorta magari la visuale in questo momento. Anche si è aggrollato rispetto al Canino, cioè o rispetto a un miglioramento di Canino, cioè Emis è crollato rispetto a Canino e Pozzoluga, ma Canino non sta facendo questa differenza che ci aspettavamo nei confronti di Pozzoluga. Allora, ultimo passaggio di Canino 37, ultimo passaggio di Pozzoluga 31.8, un secondo. Tanto Fabio Max si sacrifica, tenta l'intermedia magari per dare un dato ad Emis. E come detto, la pioggia non sembra star diminuendo, in pista ci sono ancora tante pozzanghere qui alla 1 sono... fuori dalla traiettoria di impostazione della 2 c'è un lago, quindi non credo siano le condizioni adatte per tanto si aiuta con la scia di Robby Zampi per difendersi. Zampi sì, in questo momento continuo a vedere Lopez che negli specchi un po' di sottoffetto oppure una linea completamente differente, ha tirato molto più stretto Lopez alla parete. Lopez che secondo me qualcosa in più ne ha. Il problema è che qua torno sempre al solito discorso del sorpasso vecchio stile, senza DRS, tutto manico. È quasi più facile inventarci qualcosa verso la Seat, la 5, la sinistra in discesa del T1, e magari ci si inventa una linea differente alla 3, alla Renault, alla Repsol, alla 4 si imposta ancora occhio linea. Bandiera gialla secondo me Fabio Honda, no forse Emis, credo sia Emis perché ha perso la pressione su Canino, sì vero, molto lentamente in quinta marcia, resta in quinta marcia, adesso scala, ok, però quanto sotto sterzo mi sa preso il muro, non è che ha forato? ha forato la posteriore sinistra, mannaggia. Posteriore sinistra, sì. Oh, c'era. Ah no, che sono tutti. Ecco perché Fabio forse è andato ai box. Ha detto: guarda che sono troppo usurate. E attenzione a Pozzoluga adesso, Che grande rischio. Se la gestita, come detto fin dall'inizio, forse ce la fa, ma allora tremano adesso i meccanici in casa Alfa Romeo con Canino a 9-2 nei confronti di Pozzoluga, bandiera gialla nel T3 per un altro errore. Subito rimosso. Quindi tutto pulito. Tremano quindi come detto in questo momento gli pneumatici, soprattutto chissà se siano quelli posteriori, di solito in queste condizioni insomma sta la trazione la più sollecitata è il lato sinistro, anteriore sinistra su tutte, posteriore sinistra di conseguenza Alice credo che abbia forato quindi in trazione dal tornantino, perché l'avevo visto alla Val d'Usabel la 11
la lunga piega verso destra del P3 era finito lì nella ghiaia, quindi credo che abbia forato in trazione dal tornantino. E poi da lì adesso si trova in settima posizione, continuano davvero le sventure per il pilota della McLaren. Intanto, Raffaele, sono aperti i voti, signori. Bene. E ci sono già due voti per un pilota che non è tra i top 9. È un colpo di scena non da poco. Sì, fate due conti, guardate la classifica. E quindi potete andare sul nostro canale Telegram, Formula Italia Team Official Channel, e votare anche voi chi è il pilota che vi ha fatto divertire di più, chi è quello alla quale volete dare quel punticino extra. Non è un punticino extra in classifica, però è sull'affetto, mettiamola così. Fabio Macchio si unisce alla lista intanto dei piloti che hanno preso una penalità in Daniele Play con Naspaz. Per quel fantomatico punticino, questo sì che vale in classifica. Daniele Play, Vessali invece non c'è, ma Naspaz non si è ancora fermato? 28 giri, no, è doppiato, quindi Naspaz non si è ancora fermato. Si è fermato. E idem, Alex Pilotino si era fermato. Naspaz lungo! Errorino. Non so dove è chicco, no, è lontano, 5 secondi. Naspaz ci prova ad arrivare fino in fondo, però a questo punto continuano le difficoltà. Con lo pneumatico adesso anche doppiato, deve lasciar filare Zampi e Lopez, che ho visto Emis, di nuovo errore alla 2, no, mannaggia, non entra una. A 8 secondi di vantaggio nei confronti di Chris Massa, deve solo portarla a casa. La foratura... La pezza deve essere su Chris. La foratura lo ha fatto un po' sbarellare. 40 secondi adesso su Alex Pilotino, è da portare a casa, magari recuperare su Chris Massa, ma Emis ha anche una penalità di 3 secondi, quindi... è da andare a casa con tanto rammarico ancora una volta, seconda pole stagionale dopo quella ottenuta nell'apertura di questa stagione in Australia. Da ripensarci magari in vista di Monaco, che certo, magari dai, hai visto il casino, può essere la mappa che davvero decide di sfruttare la stagione. 6 secondi tanto tra Carino e Pozzuluga quando mancano 3 tornate al termine. Al pelo, Pozzuluga, il problema è che sì, può gestire, ma davvero particolare. Ho visto Pozzuluga, no, in questo momento mi viene bloccato, credo sia un bug magari dalla visuale, perché vedo sempre la barra verde che lampeggia sul, cioè fissa, verde fissa, e quindi significa che l'ERS è attivo, ma qui si è neguidato, non credo che il pilota sia con l'ERS attivato in questo momento, quindi è in difficoltà per quanto riguarda l'energia, però stanno dando tanto entrambi, anche Canino sta spingendo davvero forte per quanto riguarda la parte ibrida. 31,9 contro 30,7, un secondo e due recuperati da Canino nell'ultimo giro. Gli arriverà a un paio di secondi se continua con questa media. Io l'ultima volta che ho visto una vettura in Prime League andare a zigzagare sul traguardo, aveva le gomme messe bene e l'ha finito malissimo. Quindi credo che Pozzuluga, se ce la farà, passerà dritto, fermo, non tremate troppo gomme e tenete fino alla fine. Proprio l'anno scorso Christian Marcon perse proprio la vittoria qui, andando a festeggiare la vittoria, però la vettura impattò contro le barriere e non tagliò il traguardo. 4,8 tra Pozzuluga e Stefano Canino quando inizia il penultimo giro per Luca Pozzi, con tanta sofferenza questa seconda vittoria sta cercando di portarsela a casa. Lopez ci sta provando in tutti i modi alle spalle di Zampi, per un'ennesima quarta posizione. Lopez che probabilmente sarà il titolo del suo ennesimo highlights delle sue gare. È successo di tutto, qualsiasi cosa gli è successa, forature, disconnessioni, rotture dell'area, ha sempre chiuso il quarto posto, tranne in Cina dove ha ottenuto un podio, ma nel post gara lì era arrivato quarto, al foto finisce proprio con Pozzuluga, e ancora una volta si ritrova proprio a competere per la quarta posizione. Questa volta deve riuscire a sopravanzare Zampi se vuole la medaglia di legno, la prima posizione fuori dal podio. Canino lo vede Luca, 3,5. Può essere un bello incentivo quello di vedere sempre più definita come la carotina. Tanto Emis è rientrato anche lui nei confronti di Chris Master, ma come detto ha una penalità. Naspaz ancora non si è fermato, vede arrivare Kiko Driver e lotta fuori dalla zona punti. All'undicesima posizione sono solo questi piloti che possono regalarci qualche duello nel finale, ma ovviamente siamo tutti incollati qui al cronometro con Pozzuluga e Stefano Canino. Andiamo a vedere come chiude questo penultimo giro Pozzuluga, poi gli ultimi 4 km e mezzo.
molto dolce, molto dolce, molto pulito alla chicane. 2-7 a meno di 2 arriva, eh? Davvero lì in zona. Poi ovviamente aspetteremo i risultati del Foschiano, ma come detto, per quanto riguarda la pista, ancora una volta ci ha fatto davvero divertire. Ed inizia l'ultima tornata per Luca Pozzi, Gran Premio di Spagna, sesto round della Prime League 2020-2021. CP davvero molto molto divertente. La pioggia, intanto F si prende il punticino del giro veloce in 1:29.787. La pioggia, ho detto, ha segnato tutto il GP, ha permesso ai piloti di inventarsi anche qualche Emi su Chris. Emi risale dopo la pole, dopo gli errori, dopo l'adattamento alla pioggia, porta a casa almeno in pista un settimo posto, ma lo perderà per la penalità. E nel momento Poz Luca non è ancora arrivato alla fotocellula del T2, già scende sotto i 2 secondi il distacco. Oh, arriva Stefano Canino e vede sempre più definita la vettura, non perfetto Poz Luca qui, attenzione perché arriva probabilmente sotto nel T3, ma non c'è lo spazio materiale per inventarti qualcosa lì. È tanto lento Poz Luca, attenzione. Oh mamma mia, no 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 no, finale, ci prepariamo in piedi per un incredibile finale. Attenzione alla trazione dalla chicane, che avrà tanta spinta Stefano Canino, ancora soffre con questa entrazione, stato particolarmente bravo con un po' di short shift, salta sui cordoli, decolla l'as, danza e largo Luca. Stefano Canino si avvicina sempre di più nei confronti di Poz Luca, è arrivata la chicane finale che è difficilissima in queste condizioni per Poz Luca, soprattutto nella fase di trazione. Non perfetto Stefano Canino, decisamente migliore nel richiamo verso destra, traziona, ce la fa Poz Luca, è finita sesta, settima marcia, non c'è più margine, è finito il tempo, ma Poz Luca ce la fa quindi a portare a casa. Straordinaria gestione della gomma, bellissimo, straordinaria gestione della gomma. È arrivato lì a 7 decimi Stefano Canino, che si starà mangiando il pad per magari ripensare a dove li ha lasciati questi 7 decimi. Quasi chissà cosa sarebbe successo proprio se Emis non avesse forato, se sarebbe stato un ostacolo in più per Stefano Canino, per Poz Luca sarebbe stato un finale, credo, più sereno, ma forse vincerà così dà ancora più gusto. Celebriamo anche la terza posizione di Ferra, che quindi ritrova il podio dopo il ritiro a Zandvoort la scorsa settimana. Quarto posto per Zampi, quinto F, che si è preso una posizione in confronto di Lopez, che purtroppo ce lo siamo perso, scusate ragazzi, ma il duello qui davanti, sì, sul cronometro, non spalla a spalla, è stato davvero molto molto divertente, si addice ad una Prime che con questo diluvio comunque chiude in 17, ritiro solo Didier Long alla seconda curva, che magari lo possiamo giustificare con una mancanza di feeling, sì, qualche errore per Robby, Dr. Wu, Fabio, anche Santi testa coda, però l'hanno chiuso in 17, un GP difficilissimo. Per dare un recap per quanto riguarda la top 10, come detto Lopez ha perso la posizione nei confronti di F, settima posizione invece per Emis, che purtroppo scattava dalla pole ma ha raccolto davvero poco. Lineare la gara di Chris, ha fatto il suo all'ottavo posto, Alex Pilotino nono, decimo Dani chiude undicesimo, la spazio ce l'ha fatta ma portare a casa l'undicesimo posto, però ancora fuori dalla zona punti, non riesce a portare a casa quel fantomatico punticino che sta cacciando dalla Australia. Te l'ha meritata tanto Poz Luca questa sera, la polla di Emis, Poz Luca comunque è stato particolarmente bravo in trazione, come detto, a sfruttare l'errore al via di Emis, poi si è messo tutta la gara a caccia nei confronti di Canino nel primo stint, quando Canino ha dato via libera all'Alfa Romeo, ha deciso di fare la sosta per quella della Haas, da lì Poz Luca ha gestito in maniera egregia e bisognerà chiedergli a quanto è arrivato con l'usura, poiché per vedere Emis forare a 4 giri prima quindi rispetto a Poz Luca, che Poz Luca in realtà non ha forato, quindi ha forato a 4 giri dal termine, insomma Emis, mentre Poz Luca è arrivato senza troppe difficoltà, gli dovremo domandare quindi qual è stata la sua usura finale. Dalla chat fateci per tutte le domande che volete sottoporre ai primi tre che stiamo invitando in questo momento. Spettacolare Poz Luca, cane Poz, Yakuza Diablo, solito amico di mille partite proprio con Poz Luca, vado a ricercare dal solito PSN che carica un po' a stento, quindi Poz Luca, Stefano Canino e Ferra. Ok, ce l'abbiamo, aspettiamo che ci raggiungano quindi qui in parte un comando bevete per farci sorseggiare un pochettino mentre che aspettiamo che gli arrivino i primi. Lo comando io? Non comandano? Dai, non ragazzi, lo so. Comandate. Forza, ragazzi. Un bevete. Please, fateci felice. Dai, che ci avete così. Devono risparmiare i fit points, poiché
al milione la desecretazione fit è agognata da molti la serata con Mark ed il taccuino. Ci raggiunge intanto Poz Luca. Luca Pozzi vedo che sta lampeggiando, quindi aspettiamo ancora qualche momento per avere la sua voce. Luca, te da PlayStation 5 te li ha già caricati tutti o è proprio... Dovrei sentirli, ragazzi, ci siete? Io ci sono. Eccoli, eccoli. Li sento. Ok, sì, ok, perfetto, adesso li vedo anche, quindi va bene così. Iniziamo quindi da Luca Pozzi, clamoroso, il modo, l'ultimo giro, come sei riuscito a portarla a casa. Intanto che ringrazio Cresto33 per aver riscattato il bevete, ti lascio la parola a Luca, nel mentre che io bevo alla vostra. Complimenti davvero, com'è andata questa serata? Grazie, ciao a tutti innanzitutto, è andata bene. Quando ho visto, vi dico la verità, la gara bagnata non ero molto felice, perché comunque sull'asciutto ero molto competitivo e sapevo che comunque Stefano, che è il mio diretto avversario nella classifica, sul bagnato è molto molto competitivo. Quindi ho gestito la partenza, ho cercato di tenere il ritmo, facciamo un po' d'elastico, qualche giro allungava lui, qualche giro accorciavo io, finché lui ha pittato, e da lì è cominciato il dubbio di cosa fare, rientro o non rientro, rientro o non rientro. Alla fine ho visto che quando lui ha montato la gomma, nei due giri di dubbio mi ha recuperato un sacco di tempo, avevo l'usura al 40%, ho detto vabbè, sai cosa faccio, che la rischio, perché tanto se mi fermo non la vincerò mai. E allora l'ho rischiata, però veramente è stata... tosta, perché ho fatto gli ultimi 15 giri a non fare un bloccaggio, non fare una derapata, avevo l'usura all'83%, forse, ecco, alla fine 84%, quella era una delle grandi incognite, infatti, che ci chiedevamo in diretta. E veramente gli ultimi due giri sono stati un incubo, veramente giravo, la macchina andava dritta, tanto che mi è arrivato qualche decimo Stefano rimonta, però ce l'ho fatta, sono stato contento, è stata molto dura, ma bene, sono contento, bene, complimenti comunque anche a Stefano che sul bagnato si dimostra sempre un missile terra-aria, e... bene, sono contento, fa bene al campionato, accorciamo un pochino la classifica, bene così. Molto bene, grazie mille. Voi avete già bevuto lo champagne, però hanno riscattato il bevete, quindi se volete rinfrescarvi anche voi avete il totale diritto di farlo. E passiamo quindi a Stefano Canino per la seconda posizione. Ottima la partenza, secondo al via, però l'avevamo detto, c'erano le statistiche, chi riscatta dalla seconda posizione in questa pista non ha mai vinto in 29 adesso gare, quindi eri contro anche i numeri, però un primo stint particolarmente, dove eri anche scappato nei primi giri, poi in realtà è sembrato un calare costante, tranne che negli ultimi 5 giri, dove magari ti sei accorto anche con la foratura di Emis che era arrivabile. Luca, com'è andata questa sera? Gara buona, sono soddisfatto, anche perché comunque la gara non l'ho persa per dei meriti miei, ma per meriti di Luca, per essere arrivato, diciamo, fino in fondo con una gomma che secondo me entra nel gioco e se la porta a casa, perché è il minimo. No, poi tralasciando questa battuta, no, sono soddisfatto. Per quanto riguarda il passo, diciamo che un po' cercavo di rallentare perché non volevo prendermi rischi. Chi ha provato in settimana con me sapeva che volevo la pioggia, perché non avevo questo grande ritmo, però allo stesso tempo, considerando anche la configurazione della pista, dove è un attimo sbagliare, cercavo un po' di prendere respiro, perché mi sono fatti i primi giri dove non respiravo proprio. E niente, prendiamo questo secondo posto e c'è il rammarico, perché comunque potevo vincerla, però come ho detto non è dipeso da me. Andiamo avanti, dai, pensiamo a Monaco. Molto bene, grazie mille. Veniamo quindi al terzo posto di Ferra, che ha approfittato ha fatto la sua gara sereno tutto il tempo, poi ha approfittato della foratura essenzialmente di Emis per arrivare qui sul podio. Ci pensavi di arrivarci, Fabio? Comunque un bel modo per riprendersi dalla vittoria in Australia e poi un periodo abbastanza buio. Sì, esatto, intanto ciao, buonasera a tutti. E sì, ci voleva per riprendermi l'ultimo periodo di sfortune. E non mi è mai piaciuta questa pista, mai e mai mi piacerà, poi con la pioggia ancora peggio. E niente, primo stint molto male, molto male. Infatti la sosta non vedevo l'ora di farla, perché
non so come mai, poi dal secondo stint mi sentivo meglio e avevo anche accorciato un pochino su Stefano, che stavo andando a riprendere Luca, che ormai non ne aveva più. E sì, Emis mi ha fatto il regalo, dai. Emis mi ha fatto il regalo. Ben non so se poi saremmo arrivati su di lui lo stesso, questo non lo so. Però va bene, dai, perfetto, era quello che ci voleva adesso per tirare su un po' il morale dopo le ultime due sfortune. Molto bene, grazie mille. Intanto dalla chat tra pochissimo ci stiamo preparando con qualcosa di simpatico con la quale anche i nostri spettatori potranno interagire. Ringraziamo sia per il follow che per aver seguito questo GP. E, caro Poz Luca, torna al solito Yakuza Diablo, con il cane Poz. Si complimentano davvero tutti per la tua splendida vittoria. Entriamo approfittando in attesa, ovviamente ricordandovi che sul canale Formula Team Official Channel potete votare anche per il Driver of the Day, sia dalla chat sia dai piloti che sono arrivati qui. Dai, l'autovoto ci sta sempre, anche Trump lo ha fatto, lo ha anche ammesso, quindi non c'è nessun problema. E entriamo in clima Monaco, visto che è appena stato aperto il sondaggio anche qui nella chat su Twitch. Quante ali vedremo in quel di Monaco? Ovviamente in tutte le categorie rotte, è una domanda per la chat. Per voi invece le aspettative in vista di Monaco, e come sempre in ordine di arrivo, quindi iniziando da Luca. Allora, non ho mai girato seriamente a Monaco, è forse una delle poche piste, avendo iniziato comunque da poco a giocare in questa maniera, dove non l'ho mai girato. Ho fatto qualche giro in settimana e ho subito assaggiato i muri in maniera importante, quindi credo che sarà una gara, dove sarà fondamentale non toccare il muro e credo che vincerà appunto chi riuscirà a stare il più lontano possibile, non tanto chi andrà più veloce, perché beh, ovvio, ci vuole sempre anche quello nelle corse, però penso che sarà quella la sfida più grande, ecco. È una pista particolare, forse, senza forse, unica in tutto il calendario, quindi affronteremo, vediamo cosa succede. Stefano, Monaco credo che te la puoi vedere anche un po' come una cronoscalata, no? Visto, per restare in tema, perché la sfida sì, spesso è con i piloti per la posizione, però anche con le barriere, quindi si è da soli, con il tempo, contro i limiti del tracciato, un po' come nelle cronoscalate. Guarda, diciamo che preferisco correre a Verzegni se non a Monaco. No, a parte questa battuta, no, ma dai, è una pista che io non digerisco, ma penso la maggior parte, perché comunque, soprattutto con il pad, penso sia una sfida veramente impossibile. Però, come ha detto Luca, cerchiamo di affrontarla evitando prima i guai, perché penso che serva più l'intelligenza che il ritmo in questa gara. Assolutamente, sono d'accordo. Vediamo cosa ne esce. Sicuramente non è una delle mie gare preferite, per quanto possa essere bello il posto. Restiamo al volo anche ora con Stefano, poi veniamo a Fabio. Domanda per Ste, ce la fa Ocon Goals. Forse nei primi giri dopo il pit sei stato un po' troppo cauto. Sono Evil, infatti salutiamo il buon Evil Fire. Allora, innanzitutto saluto Gianluca. Io sono dell'idea che No, no. potrebbe essere o congolese. Oh cavolo, mannaggia, Ah! però rischiamo Luca, dissociati, ci Ci, dissociamo. no, ci È un dissociamo, attimo però così. è. Mannaggina, Talè! dici, Talè, mo, che dobbiamo fare? hai pienamente ragione. No, come dicevo, saluto Gianluca innanzitutto. Poi, per quanto riguarda il fatto di essere cauto, diciamo che la gomma ancora non era molto performante. Però dopo già il secondo giro mi sono trovato abbastanza bene, poi vabbè i riscontri cronometrici sono calati fino a un 30 basso, e da lì dopo il secondo giro è stata una gomma abbastanza perfetta. No, ma sia nel primo che nel secondo stint non mi posso lamentare. Molto bene, allora veniamo in conclusione a Fabio Ferracini con le aspettative su Monte Carlo. Beh, sì, mi aggiungo anch'io a Luca e a Stefano. Più importante non fare errori che altro a Monaco, e spero di tornare sul podio. Spero. L'anno scorso ero arrivato secondo. Vediamo, almeno di ripeterci, vediamo cosa viene fuori. Sì, l'anno scorso fu anche lì una bella gara pazza vinta da Da Julius Giulio? Reis, il primo Sì, ho successo vinto. sì, su Formula Italian Team. River, Luni, la gara più difficile della stagione in lotta con Aspas, tante ali Infatti, rotte, fu sì. davvero un bel GP, ci aspettiamo davvero tanto, quindi con una premio che, come detto,
verso proprio dopo la bandiera a scacchi, avete chiuso in 17, una gara difficilissima in queste condizioni meteorologiche. Quindi domando a Luca, uno dice sì, la Premier League è categoria cadetta al 50%, però siamo sempre sul fronte di un team, il regolamento è lo stesso della Master, non ci sono gli aiuti, forse il tempo si alza leggermente, ma è tanta la preparazione, e più che altro vi vedremo in Formula 1, poi c'è qualcuno di voi che vuole fare questo tentativo, ovviamente verso dicembre, oppure dici no, è una distrazione troppo dalla corsa al titolo in prime. Luca? Ma io penso sempre ovviamente alla squadra, quindi sarei sicuramente un grosso handicap per quanto insomma possa mettere in pista delle buone prestazioni nella Prime League. Il divario con i nomi che girano in Master League è veramente ancora troppo ampio, quindi avendo seguito qualche gara, insomma qualche risultato delle prime due gare di Formula Europe, avendo visto che anche loro comunque hanno battagliato con gli altri piloti, lo farei solo se ci fosse estremo bisogno, ecco, se non ci fosse nessuno che scenderebbe in pista, però penso che ci sarebbe sempre qualcuno di più competitivo di me, forse più avanti magari, vediamo se i tempi si abbasseranno ancora, perché no. Molto bene, intanto è terminato il sondaggio e quindi secondo la chat, per chi ha votato con il 43%, in totale con i quattro campionati la prossima settimana a Monte Carlo vedremo all'incirca 20 ali rotte, quindi dovremo tenere il conto per poi fare una ricarica di punti, non so come si fa, proviamo a fare cose, a dare un premio ai vincitori, a chi ha votato 5 gare ad al 5 ali a gara, quindi hanno votato o tutte 20 venerdì, sono molto ottimistici i nostri spettatori. Andiamo a terminare anche il sondaggio per quanto riguarda il driver of the day, che sottolineavano anche dalla chat, credo un parente o fratello, non so, di Fabio Scarpato, leggevo lo stesso cognome nel nickname, dell'ottima gara comunque effettuata proprio da F, che è risalito dall'ultima posizione anche con il giro veloce fino alla quinta. Andiamo a vedere chi è che ha vinto il driver of the day. Per il momento è stato vinto da Nasmaz, attenzione, perché qui con il 42% delle preferenze e di voti sono più della West Virginia, quindi davvero complimenti a Paolo Nasonte che si è esibito in un bel duello, come detto, in 17 al traguardo in queste condizioni difficili. Dietro di voi il gruppo era diviso in due, da Chris Master in poi c'è stata una lotta bellissima con 8, 6, 7 piloti in realtà, lì in lotta per quei due singolo punticino, nona e decima posizione, quindi davvero bel GP, complimenti a tutti i piloti della Prime che questa sera si sono comportati davvero molto molto bene anche nelle situazioni più difficili. Naspaz ha fatto un lungo rischiando di creare un parapiglia incredibile, Chris è stato bravo a schivarlo, Naspaz si è comportato bravo anche nel rientrare bene, nel rientrare in pista, quindi complimenti davvero a tutti, complimenti quindi anche ai primi tre. Saluto Luca, così può andare nel party post gara. Ciao Luca, buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte a voi. Un saluto anche a Stefano. Ciao, buonanotte. E buonanotte anche a Fabio. Ciao ragazzi, grazie mille, buonasera a tutti. E quindi lasciamo i primi tre andare al debrief con la direzione di gara, una direzione di gara che ringraziamo anche per questa ennesima settimana per aver gestito tutti i vari quattro campionati che si sono corsi qui sul circuito del Montmeló. Io per questa sera ringrazio ovviamente Andrea Ballorato che è andato proprio a capo del debriefing con i piloti, e ringrazio anche la regia ed il commento ad opera di Luca Flamino per questa serata. Buona serata a voi, buonanotte, grazie. Ringraziamo tutti gli spettatori, vi invitiamo a visitare il sito www.formulaitaliantim.com anche se c'è qualcuno di voi che vuole lanciarsi anche con la Formula Open, proprio a correre la categoria proprio per le new entry, e vi invitiamo a visitare tutti i vari social, Instagram, il canale Discord, Facebook, Twitter, siamo davvero ovunque. Mi raccomando, andando a presto, solo se Fit non è live, noi ci vediamo la prossima settimana con l'appuntamento più glamour della stagione, con i campionati Fit che faranno tappa a Monte Carlo. Buonanotte!